Bella ragazzi, qui è Pix. Allora ragazzi, ieri nella live di Gianni ho dato una notizia che il Paris Saint-Germain è prepotentemente su Alexandro. Si è fiondata molto prepotentemente su Alexandro. È un pallino di Leonardo. Secondo me Alexandro, per quello che ha fatto vedere, intravedere in questi ultimi 2 o 3 anni, secondo me, meriterebbe di fare le valigie e andare fuori dai coglioni. E sarei molto contento se Alexandro andrebbe via dalla Juve. Però c'è un però, ragazzi. C'è un però che la trattativa a costo zero per portare Kurzawa alla Juve non è tramontata. Purtroppo non è tramontata, ragazzi, perché entrambe le parti, la Juve con l'entourage di Kurzawa, si stanno ancora parlando. E Kurzawa vuole vestire la maglia della Juventus. Io spero di no, perché Kurzawa non è un terzino destro che mi faccia impazzire. È un terzino destro di spinta, è veloce, ma non è quel terzino destro che può fare la differenza, secondo me, in questa Juventus. La Juventus merita tutt'altro, e secondo me, Marcelo è il migliore amico di Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, da quello che so io, continua a premere Marcelo e l'entourage per farlo venire alla Juventus. Però trattare con Real Madrid non è facile. Ed arriviamo a De Ligt. Secondo me, ragazzi, De Ligt non si muove dalla Juve. Se la De Ligt va via è perché la Juve accetterebbe l'offerta della clausola, che l'anno prossimo ammonterebbe a 150 milioni. Allora, sapendo che tanto la Juve, quando arriva un'offerta di questo tipo, la Juve non dice mai no. E lo sapete anche benissimo voi, ragazzi. Quindi, secondo me, De Ligt l'anno prossimo, insieme a Ronaldo, e dico anche Ronaldo, perché Ronaldo non si muoverà dalla Juve, a parte un clamoroso colpo di scena, potrebbe andare via, ma secondo me Ronaldo e De Ligt faranno parte anche l'anno prossimo della rosa della Juventus. Ci posso mettere la mano sul fuoco. Ho sentito De Ligt a Real Madrid, in cambio io non ci credo, non ci credo. Per quanto riguarda Pogba, ragazzi, e dopo voglio dire qualcosina, due cosine al grande Fabio Bergomi. Non è un dissing, perché a me del dissing non me ne frega un cazzo. Pogba, ragazzi, Pogba vestirà la maglia della Juventus, sono sicuro al 100%. Se io dovessi dare una percentuale all'arrivo di Pogba è quel no è il 99%. Quelli 1% è la stessa cosa di Guardiola, che se dovesse succedere l'inevitabile, Pogba alla Juve non arriva, ma state tranquilli che Pogba verrà alla Juventus. Anche perché Raiola con Perez non vanno d'accordo. Lo sanno anche i muri che Raiola e Perez non vanno d'accordo. Quindi state tranquilli, e non andrà mai all'Inter. Non ascoltate le puttanate di Fabio Bergomi, che secondo Fabio Bergomi all'Inter dovevano andare Modric, Vidal, Neymar, che li stanno ancora aspettando all'aeroporto e non si sono ancora fatti vivi. Messi, ragazzi, Messi. E qua dico una cosa a Fabio Bergomi. Poi parliamo di Ferran Torres. Caro Fabio Bergomi, tu hai detto che Messi all'Inter. Trattativa avanzata. Messi viene all'Inter. Ma l'Inter, con tutti i milioni di debiti che ha, dove li trova i soldi per pagarsi i Messi? Dove li trova? No, perché ieri mi sembra che Messi nel suo Instagram ufficiale abbia postato un qualcosa dicendo che questa trattativa con Inter non esiste e io resterò a Barcellona fino alla fine della carriera. Ma tu continua a sparare puttanate sul tuo canale, che la gente preferisce e si iscrive ai canali di questi pagliacci perché sparano puttanate. Invece la gente si dovrebbe iscrivere al canale di gente come me e come Luca, Gianni, che dicono il vero. E quando io dico che Messi resterà a finire la carriera a Barcellona, finirà la carriera a Barcellona. Pogba non andrà mai all'Inter. Pogba
sarà il nuovo centrocampista della Juventus. Tornerà alla Juve perché Pogba vuole tornare e rivestire la maglia della Juventus. Punto. Da quanto tempo lo dico, ragazzi? Da quanto tempo lo dico? Iscrizione al canale, iscrizione al canale, ragazzi. Che poi farò. Ah, ragazzi, prima di parlare di Ferran Torres, io ho finito Resident Evil 3 Nemesis Remake. Perché è un gioco che mi ha preso. Dura poco, ma è un gioco che mi ha preso. Lo rifarò sul canale domani pomeriggio. Non so se alle 3 o alle 4 o alle 5 pomeriggio, ma lo farò in diretta. Chi vuole vedere questa oretta con me il gioco mi farebbe molto piacere. E vi aspetto, numerosi ragazzi. Come in UFC 3 con Jumentino mascherato. Mi raccomando, ci tengo. Ragazzi, Ferran Torres. Ferran Torres è un pallino da tempo, beh, di Paratici. Sapete che Paratici ormai è stato estromesso dal mercato. Non è più lui che fa il mercato, ma il mercato lo farà altre persone di competenza. E su questo sono molto felice e contento. Ferran Torres è un pallino della Juve già dall'anno scorso. Questo è un giovane classe 2000. Esterno d'attacco di spinta, molto forte. L'unica problematica, ragazzi, è che ha una clausola rescissoria di 100 milioni. Mi sono documentato e questa clausola c'è, esiste. Si è parlato di un possibile scambio con Higuain, che Higuain sarebbe andato al Valencia più soldi in cambio di Ferran Torres, però ragazzi, da quelle ultime che so io, Higuain dovrebbe tornare in Argentina a River Plate. Mi sembra che c'è già un accordo. E ragazzi, io non penso che la Juve spenderebbe 100 milioni di euro per portare Ferran Torres alla Juve. Sarebbe un secondo acquisto mancato di lusso come Haaland. Sapete Haaland come è andata a finire. Però non penso che la Juve spendi 100 milioni. Magari li spenderà con qualche formula di pagamenti dilazionati. Magari lo farà. E sapete che Ferran Torres, ragazzi, è il mio pallino perché è veramente, ma veramente forte. Icardi, ragazzi, sarà il nuovo attaccante della Juventus, ve lo posso assicurare. Kane, Harry Kane, da quello che so, è un obiettivo è entrato nell'orbita Real Madrid. Kane ha un valore di mercato di 120-130 milioni. Poi, ragazzi, questo sarà un mercato diverso rispetto agli anni scorsi. Sarà un mercato di scambi e di vendita, soprattutto della Juve di vendita, perché alla Juve andranno via 7-8 giocatori. Uno per far cassa e secondo per spendere qualcosina. Douglas Costa dovrebbe andare, secondo me sarà una pedina di scambio con Pogba, oppure quei soldi, oppure sarà una pedina di scambio con Gabriel Jesus. E se ci dovesse essere questa pedina di scambio con Gabriel Jesus, tutto presuppone che allenatore sia Pep Guardiola. Quindi ragazzi, queste sono le novità. Sui terzini, io continuo a dire che il terzino adesso sarà Meunier, a costo zero, perché tanto la mania dei costi zero alla Juve non finisce mai, continuerà, perché è la politica della Juve. Io vorrei oltre a Pogba, vorrei un altro grande centrocampista. Io vorrei vedere un centrocampo Pogba, Bentancur e Van de Beek. Anche Van de Beek, ragazzi, è molto molto forte e si è visto l'anno scorso che ci ha purgato 2 volte. Il mio sogno sarebbe anche Gundogan in mezzo al campo, però Rakitic, però ragazzi, vedremo. Intanto finiranno il campionato, finiranno le coppe, poi vedremo cosa ci porta questo mercato. Di sicuro Pogba e Icardi arriveranno di sicuro. E niente, ragazzi, se ci sono novità, io sapete che vi aggiorno. Ho deciso di fare pochi video di calcio perché in questo periodo non ho la voglia. Però sapete che quando ho la voglia i miei video ci sono. E mi sto dedicando un po' più al divertimento, PlayStation. Quindi, ragazzi, domani
4-5 farò la prima oretta di Resident Evil 3 Nemesis, se vi va io sono molto contento. Iscrizione al canale ragazzi e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio.